ho denunciato alcuni magistrati corrotti, e lo farò per sempre, questo ci mancherebbe altro. Anzi, non è un diritto di De Magistris farlo, è un dovere, proprio perché io sono e mi sento profondamente un uomo delle istituzioni. Sono preoccupato che le istituzioni continuano a essere fortemente invase da corruzioni e da un sistema mafioso, ma questo non lo dico oggi, lo dico da 15 anni. Io resisto a Napoli come sindaco contro un sistema che vuole mettere le mani sulla città. Ho usato parole dure nei confronti di quella sentenza, non ho mai detto di mia iniziativa quei giudici si devono dimettere, mi chiedevano se io sentissi l'esigenza di dimettermi, ho detto assolutamente no, perché ho fatto il mio dovere fino in fondo e ho pagato perché ho fatto il mio dovere. Se proprio qualcuno oggi deve sentire dentro un sentimento, come dire, di difficoltà per un provvedimento ingiusto, sono i magistrati che hanno scritto quella sentenza. Io credo che oggi ci dobbiamo interrogare del come mai, nonostante tante denunce, nonostante tanti servitori dello Stato che continuano a sottolineare il livello di penetrazione della corruzione e delle mafie, ci si preoccupa di chi le denuncia e non del cancro che può diventare metastasi. Cioè, il tema che mi preoccupa oggi nel giorno delle quattro giornate semmai è questo. Però Napoli è una città che da questo punto di vista assaldi i sentimenti di libertà, di antifascismo e di resistenza. Per me le quattro giornate di Napoli significa ricordare quegli anni per continuare a lottare, in forme ovviamente diverse, ma la mia lotta principale è contro la corruzione e contro le mafie che sono diventate sempre di più sistema nel nostro paese. Cantone e Ingroia sono due persone per bene. Ingroia è stato un grandissimo magistrato che ha fatto una delle indagini più importanti, che è quella sulla trattativa tra Stato e mafia, in cui, voglio ricordarlo a voi adesso, è imputato anche Nicola Mancino, che presiedeva il procedimento disciplinare vergogna che è stato fatto nei miei confronti. Cantone è un bravo magistrato, loro fanno semplicemente un ragionamento da quella parte. Ingroia condivide in pieno le mie battaglie, soltanto dice secondo me si deve dimettere per lottare in modo ancora più libero, ed è un'opinione che io rispetto. Raffaele Cantone, che sta dall'altra parte e che non ha mai subito le violazioni di Stato che ho subito io, mi invita, perché poi siamo amici, come dire, a cercare di non utilizzare toni molto duri, ma questi sono consigli di amici, è una cosa diversa. Il sistema corrotto e mafioso è un altro, e io sono convinto che Cantone e Ingroia, nella lotta a quel sistema marcio, anche se da postazioni diverse, in forme diverse, potranno darmi una mano. Io mi vado a difendere in quel processo e sono fiero di essere stato condannato, se questo è significato essere condannato per aver fatto il proprio dovere. Ecco perché oggi nelle quattro giornate resisto contro un sistema che non usa la violenza fisica, ma usa la violenza morale e la violenza istituzionale. Quindi io sono fiero di aver fatto quelle dichiarazioni, fiero di fare queste battaglie, fiero di me stesso, orgoglioso, un po' meno fiero che ci sia nel nostro paese ancora una parte di Stato che è molto molto marcio, e contro di quelli lotterò fino alla vita, fino a quando avrò le forze per farlo e fino a quando, come dire, sentirò la voglia di svolgere funzioni pubbliche come ho deciso di fare non dimettendomi, perché sto andando esattamente nella direzione giusta, cioè quella anche di cambiare Napoli, liberarla da un sistema e dare voce per il futuro ai cittadini che non hanno potere. Da quando sono sindaco, proprio perché ho dovuto anteporre il ruolo istituzionale alle gravi e profonde sofferenze personali, ho instaurato un rapporto corretto col Presidente della Repubblica, pur avendo, è noto a tutti, un importante quotidiano nazionale mise la mia lettera in prima pagina. Io da magistrato rimasi profondamente deluso dal comportamento del Presidente della Repubblica, non solo perché era Presidente del CSM che ha scritto una pagina vergognosa con quella sentenza disciplinare presieduta da Mancino, ma anche perché da magistrato in prima linea, isolato dalle istituzioni ma non dalla terra e dalla gente, chiese aiuto, disse al Presidente della Repubblica: attenzione Presidente, qua la partita in Calabria è pesante, non ebbi ascolto. Quindi ho fatto un ragionamento molto più ampio. Oggi leggo il sindaco attacca il Presidente della Repubblica, non attacco proprio nessuno, faccio un ragionamento che ho sempre fatto da quando mi sono capitate delle disavventure. Ma io devo ringraziare il Cardinale che per la verità mi ha chiamato subito, già la settimana scorsa, ha provato a chiamarmi, erano giornate convulse, stamattina l'avevo già ringraziato ovviamente per la vie del suo portavoce episcopo, stamattina invece ho avuto una conversazione, lui mi ha espresso solidarietà umana e cristiana, io l'ho ringraziato perché sono telefonate affettuose che reputo comunque importanti per una persona che sta subendo una serie di ingiustizie da molti anni.